Sei pronto? C'hai le cosettine quelle per il mal di testa. Ciao! Oddio! Nemmeno portata! Si parte! Stava girando contro mano. Ma quando ha fischiato mi soffre. No, quando ha fischiato lei ha fatto il furbetto. Che fa, lei suona? Le posso accostare? No, lei si accosta quando glielo dico io. Oh, piano, qua, piano, piano. She gets me. She gets me. Buongiorno, ho dormito proprio. La montagnetta è la cosa importante. Veloce, veloce. Veloce, veloce. Thank you.
posto. Ha portato tutto, eh? La chiude tutto. A divertirti? Sì. Com'è il campetto? Bello. Figo? Sì. Dormito bene stanotte? Sì. Fuori strada? Bello. Bello? Bello. Monosillabe sei tu? Sì. Preoccupate, mo fra un po' accendiamo il fuoco, poi il maestro Abbadini prende la chitarra. Ah, ci fa una cantata? Certo, prima due bicchieri di vino perché fanno allegria, anche tre. Ma il maestro, lui è il maestro. Il maestro Abbadini. Maestro. Sono così, dai. Un po' casereccio, capito? Oltre che maestro è pure modesto. È pure modesto, guarda. I più bravi sono così. Che brava gente, guarda. Io metto dentro, poi alla fine, ragazzi, se ho bisogno di... Ma se c'eri te qua, no? Chi c'era? Ce n'era un altro. Ragazzi, cominciate a organizzare qualche piatto, E luce fu 40 kg, no? 40 giorni. 40 kg. È il peso quello che conta. È arrivata la luce perpetua. E luce fu. Sì. Ok. Questo che è reparto Covid? No. Questo è il condimento per la bruschetta. Ah, la grande. Lo prendo la sboppa lì. Allora, dicevamo, in questi momenti che abbiamo passato nell'ultimo periodo di Covid, che c'è? Purtroppo tutti chiusi dentro casa, non si può uscire. Io tristissimo, un pochetto di cosa pensate a voi, parte da qualcuno, e ho tirato giù due righe proprio. Una cosa triste che però muovo col maestro Abbadini la cantiamo. Intorno amici belli, stasera sera sai tornelli. Più ora, dai. Stasera se sentivo tu stornelli, dell'ina sono e canta Zammarelli, ma piovana si addolora questo qua quando lavora, non devi appena, lo scritti quando stavo in quarantena. Fortuna che c'era nato, non è sposato né fidanzato, vive felice senza malanni, cambia per almeno fino a 100 anni. Questo è vero. Le indagini faceva zitto, e lì mannava il gabbio dritto. Con l'occhiali sopra il naso sa risolvere ogni caso. Sapeve buoni,
che questo mese in cura coi garzoni. Ce via per culo tutti e noi rideremo. Allo sta Cappannello? A Gemellini dice con gran candore, sta macchina però non ve fa onore, è bellina esternamente ma se rompe facilmente, è cagatore, al massimo se salva per motore. Ma per fortuna che c'è Renato, non è sposato né fidanzato, vive felice senza vent'anni, camperà almeno fino a 100 anni. E il giorno avanti te, San Valentino, le vuole l'artalena per regalo. L'una realizza proprio il giorno stesso, l'attacca lì alle querce sopra il fosso, era meglio un altro posto ma non c'era soluzione, speriamo bene, si innova col cinghiale nel burone. È giovane passato, poverello, girava come un'anima dannata, lui si sentiva come un orfanello, da quando la montagna era vietata. Ma alla fine di sta storia tornerà tutto normale, la forestale ci inseguirà sui monti anche a Natale. Ma per fortuna che c'è Renato, non è sposato né fidanzato, dormiamo lì senza malati, camperà almeno fino a 100 anni. Una volta se ne andà tipo in montagna, coi negalzini sparsi a fa la legna, e il favolo accende tipo al mattino, e dietro i fornelli c'è Sabino, cuoce un po' degli gatoni che sono sempre i più buoni, portate il vino, che a cucina ci pensa vino vino. Questa qua si trova qua in opera d'arte. L'estesa sta in costume, ore e ore. Tu soci che ci stanno, eh? Sdraiata sulla poppa a prendere il sole. Lui con i capelli al vento sul veliero, sembrava proprio un capitano vero, col timone si è eccitato, c'è il costume imbarazzato. Lei, famoso il bagno, lei, però stasera il pesce me lo mangio. Luciana fa la dieta, poverella, si è messa a testa di fa la modella, si è fatta secca secca, ci si crede, Domenico ha chiamato pure il prete, mamma mia con sta verdura sembra una monaca in clausura, son possessata, se mangio da 3 mesi salata. Adesso vi racconto, amici belli, del nostro Santi Bailor Cappannelli, far tecnico dell'aglio del mestiere,
all'SPQR tesorieri. Con le foto e coi firmati fate i video esagerati. E gran signore, però già fuori strada cagatore. Ma per fortuna che c'è Renato, non è sposato nel figlio, ma lui è felice senza palanti, camperanti, accettanti. Buoni. Antonio no dell'ultimi arrivati. Se butta dentro i fossi e si diverti. Pestacce dietro non se fa problemi. Andrebbe anche in discesa senza freni. Lo specchietto un parafango verde e tiro la fiancata. La rotondata. Più bella mode quando l'ho comprata. Per fortuna che c'era il rato, mi è sposato nel fidanzato. Vive felice senza guardarmi camper almeno di accettarmi. Lisandro Navighetto De Fasano, l'erede Matte chi c'ha un andigato. È pieno dei capelli sotto tormento. È lui, ma c'ha lo sguardo furbo e imparamento. Quando stiamo? Educato con la gente, se lo chiami ti risponde. È un gran signore. Va in giro pure lui con cagatore. Dove parliamo di un amico nostro, ma non ve dico il nome, non ve lo mostro. Se dice sia un procinto poverello, ha pitturato tutto verde di questa cosa va accertata, lui le piace la patata, ma non è vero, io caccio le marmotte a pelo nero. Ma per fortuna che c'è Renato, felice senza guardarmi, però chi sta cercarmi. Ci siamo divertiti, amici belli, ridendo a crepa pelle coi stornelli. Ridendo a crepa pelle coi stornelli. Cantati da Platini e Zammarelli. Se qualcuno è disturbato perché è stato nominato, la strofa è degna, ve la cancello con buchi di fregna. Ma per fortuna che c'è Renato, ma lo aggiungerò Stiamo preparando? Stiamo facendo una sorta di matriciana
rivisitata. Di Marigiana è rivisitata. A causa di pochi ingredienti abbiamo messo le salsicce di cinto senese, abbiamo aggiunto la cipolla. No, il peperoncino non ce l'avevo. Un po' di piccante ci vuole. Però quello è vero. Ci buttiamo dentro. Apino mi ha dato sta sola che si è venuto. A Di Mario sta cosa non si fanno, Non si lasciano soli gli amici, Allora, prima che cominciate a mangiare, che poi non si fila più nessuno. Dunque, noi più di una volta l'anno facciamo la tendata, la cosa che è un momento di riunione fra di noi. Bravo! Quindi non si mangia solo, ma insomma è lo stare insieme la cosa, il condimento più importante, no? Dico bene? Dico bene? Bravo! Bravo! Quindi insomma, come al solito, abbiamo mangiato, bevuto, fatto fuori strada, soprattutto siamo stati bene insieme, e questo non è poco, non è poco, perché sa, uno mangia pure a casa eccetera, però voglio dire, è tutta un'altra misura qui, un'altra cosa. Dopo questi 3 mesi di compressione, di molla, di cose, siamo tutti qui riuniti a distanza giusta, cioè molto vicini, ci frega niente del COVID a noi, insomma. C'è l'imbarza proprio, perché pare che non c'è stato nessun fuoristradista fino a oggi che l'ha preso, insomma, quindi le statistiche sono a nostro favore. Tutta questa bella compagnia riunione adesso si avvia a conclusione dopo una bella spagnola. Bravo, concludi, bravo! Oh, dai. No, il sodo è che dobbiamo tutto tanto a Peppe, che con il suo cucinare ieri sera... Bravo Peppe! Ci ha fatto mangiare i funghi che avevamo appena fatto, e ancora siamo vivi. Ci ha fatto i frittelli e ancora siamo vivi. Insomma, quindi adesso lui, con sta spaghettata non metto cosa, speriamo che saremo ancora vivi, insomma, contenti come prima. Per cui ci auguriamo solo che la prossima sia presto e sia più, ancora più partecipata e contenta di queste. Un saluto a tutti quanti. E buon appetito! La salute nostra e di Renatino, che è il suo compleanno! Taglia i capelli! Ma per fortuna che c'è Renato, mi è sposato nel fidanzato, vivo da solo senza malanni, camperarmi, non mi nascere tanti!